Salve a tutti ragazzi, sono Tomsic, o se preferite Tommy, e bentornati qui sul canale. Dall'ultima volta che ci siamo visti direi che mi sono fatto un bel taglio drastico, ma vado alle ciance e direi di passare al fulcro di questo video. Dopo aver parlato approfonditamente degli Anelli del Potere, direi di passare ad un altro attesissimo ritorno. Ovviamente si tratta del ritorno di Game of Thrones nelle terre di Westeros. Anche House of the Dragon, ovvero la serie spin-off di cui parleremo oggi, portava sulle proprie spalle un gigantesco fardello. Soprattutto dopo la delusione delle ultime stagioni della serie madre. Ma lo show creato da Ryan Condal e curato dallo stesso Martin è riuscito a sorprendere, a convincere e a stupire tutto il mondo, confermandosi come una buona serie spin-off e come un prodotto capace di far riscattare, o almeno in parte, il franchise. Infatti, finalmente si respira aria di Westeros. Tornano gli intrighi, la politica, in generale il gioco di troni che tanto amavamo nelle prime stagioni, anche se senza mai arrivare a quelle vette. Insomma, il focus della serie torna ad incentrarsi proprio sull'eredità del Trono di Spade, e su delle famiglie sconquassate pronte ad accoltellarsi l'un l'altra per i propri cari, per i propri interessi e per il potere. Di sicuro ci troviamo davanti ad uno show più limitato e comunque dal mood molto diverso rispetto alla serie madre. Difatti, a differenza di GoT, seguiamo principalmente soltanto una famiglia, ovvero i Targaryen e poche altre famiglie nobili di Valyria, come ad esempio i Velaryon. Quindi ci troviamo davanti ad un numero minore di storyline e di location, ma ad un budget esoso rispetto alla prima stagione di Game of Thrones. In più anche l'incedere della narrazione ha un mood molto diverso rispetto al passato, molto più rapido e ricolmo di salti temporali. E riguardo a questo non hanno aiutato molto dei cambi di casting abbastanza infelici. Penso in particolar modo ai figli di Alicent e di Rhaenyra. E ci troviamo davanti a questo tipo di narrativa perché House of the Dragon è tratto da Fuoco e Sangue, un fittizio saggio storico sulla dinastia dei Targaryen. Quindi gli showrunners, senza un vero e proprio romanzo in mano, si sono trovati a dover prendere degli eventi storici e a costruirci attorno una sceneggiatura. Un po' come è successo con gli Anelli del Potere, ma in questo caso restando maggiormente fedeli al materiale originale. E visto che l'abbiamo nominata più volte, una costante dell'internet nelle scorse settimane è stata questa continua lotta e questo continuo paragonare queste due grandi serie TV fantasy. In uno scontro tra titani in cui per la maggior parte delle volte si indicava Gli Anelli del Potere come una serie TV inguardabile e House of the Dragon come la serie capolavoro, la serie TV dell'anno. Sinceramente non posso essere più in disaccordo. Trovo entrambe le due serie TV quasi allo stesso livello, con i loro pregi e i loro difetti, ma nessuna delle due è davvero ottima. Molte scelte prese e il modo di narrare gli eventi mi ha fatto sempre sentire estremamente distante da House of the Dragon, rendendo quindi le tante sequenze coinvolgenti, spettacolari e scioccanti molto meno sentite. In particolare, i numerosi salti temporali hanno minato molto la vicenda, causando spesso molta confusione per quanto riguarda eventi narrativi e guerre in campo. Ne hanno risentito molto anche gli stessi personaggi, la loro caratterizzazione e i rapporti misteriosi che cambiano di puntata in puntata così, de botto senza senso. Nonostante ciò, sono proprio i personaggi principali ad essere uno degli elementi più riusciti dello show. In particolar modo penso a Viserys, interpretato da un immenso Paddy Considine, un uomo giusto che cerca la pace sia nel suo regno sia nel suo nucleo familiare, ma che purtroppo risulta spesso essere incapace a regnare, manovrato molto spesso da tutte le persone che ha attorno. Tutta la parte che lo riguarda nell'ottavo episodio è veramente da brividi, spettacolare. Ho apprezzato molto anche il rapporto con il suo fratello minore Daemon, dove anche tra i contrasti, le incomprensioni e i complessi di inferiorità si cela un affetto fraterno molto sentito e che fiorisce soprattutto nel finale. Altri due personaggi fantastici, emblematici e centrali sono proprio Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower. Due amiche e due madri con due punti di vista e due modi di affrontare la vita completamente diversi, che le porterà ben presto a scannarsi l'un l'altra. Insomma, due donne completamente opposte. Da una parte troviamo Alicent, ovvero la donna del passato, subordinata, schiacciata ed incentrata sempre ad aiutare e a salvaguardare gli interessi di un uomo, che sia suo padre, suo marito o i suoi odiosi figli. Dall'altra parte invece troviamo Rhaenyra, ovvero la nostra protagonista, che invece simboleggia la donna moderna e la giusta erede al Trono di Spade,
anche gli stessi showrunners proprio te lo urlano in faccia. Un bel personaggio intraprendente che segue i suoi sogni e la sua visione del mondo senza quasi mai voltarsi indietro. Saggia nel prendere critiche e decisioni e coraggiosa nel rompere la ruota della tradizione. Infatti, di sicuro, un altro tema cardine principale di House of the Dragon riguarda proprio l'emancipazione femminile a corte, visto che fino a quel momento nessuna donna si era mai seduta sul trono di spade. Un'amara sensazione che invece alla fine mi ha lasciato la serie è stato quello di trovarmi davanti a tantissimi micro eventi che senza alcun dubbio arricchiscono la narrazione, ma che spesso risultano quasi autoconclusivi di puntata in puntata e che quindi alla fine della fiera non intaccano minimamente la striminzita macro storia della stagione. In più la scelta di riproporre con così tanta insistenza una profezia che nella serie madre è andata completamente in caciara, sinceramente non la comprendo. Boh, non so cosa hanno in mente, ma staremo a vedere. Per quanto riguarda invece il reparto tecnico, anche questo l'ho trovato abbastanza altalenante, soprattutto gli effetti visivi. Ci troviamo anche qui davanti ad un budget esorbitante, ma ad una CGI che molto spesso scricchiola. A partire dagli stessi draghi, fino ad arrivare alle panoramiche o ai voli ad uccello su Approdo del Re. Insomma, molto spesso le location esterne risultano essere, sì, spettacolari e grandiose, ma alla fine dei giochi anche un pochino posticce. Infatti, fatta eccezione per la regia e la fotografia, che sono su tutto un altro livello, in generale ho preferito maggiormente la prima stagione, anche con il suo budget minimale e i suoi pochi mezzi. Proprio perché regalava un feeling maggiormente autentico, medievale, per quanto riguarda le ambientazioni e l'atmosfera generale. Nonostante ciò, ho visto un netto miglioramento con l'ultimo episodio, sia tecnicamente che narrativamente parlando. Delle sequenze finali spettacolari e piene di suspense, con tanto di strizzatina d'occhio barra citazione a Dragon Trainer, che sinceramente ho amato. In conclusione, nonostante abbia apprezzato House of the Dragon, questo spin-off capace di rilanciare un pochino Game of Thrones, non mi sento di condividere i pareri entusiastici del resto del mondo. C'è anche da dire però che quello che abbiamo visto in questa prima stagione si tratta effettivamente di un'introduzione alle vicende. E solo dalla prossima stagione la guerra avrà effettivamente inizio. Quindi staremo a vedere cosa ci riserverà lo show e come verranno narrati gli eventi principali. Anche se l'abbandono di uno degli storici registi di Game of Thrones, Sapochnik, un pochino mi fa temere per il futuro. Ma critica a parte, non vedo l'ora di gustarmi questa sanguinosa danza dei draghi, incrociando le dita e sperando che possa dimostrarsi all'altezza. E con questo, ragazzi, finiscono le mie abbastanza brevi opinioni su House of the Dragon. Anche se con un po' di ritardo sono riuscito a darvi il mio parere su questa attesissima serie TV. Ora invece sono molto curioso di sapere la vostra opinione per quanto riguarda House of the Dragon, quindi lasciatemi un vostro bel pensiero qua sotto nei commenti. Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? I salti temporali vi hanno dato fastidio? Fatemi sapere. In più, come al solito, vi ricordo che qua sotto trovate tutti i vari link per i social. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!